pensiero sostenibile per l'intrapresa, nella quale ti parlo di Diagora di Milo. Di chi? Diagora di Milo, filosofo e poeta greco del V secolo a.C. Detto anche l'ateo perché, indovina un po', non credeva negli dèi. Di questo Diagora sappiamo pochissimo e quel poco che sappiamo lo dobbiamo ad esempio a Cicerone, che nel libro Sulla natura degli dèi ci racconta che un giorno Diagora si trovava sull'isola di Samotracia e fu accompagnato da un tizio a visitare il tempio, pieno zeppo di tavolette votive di tutti quelli che erano sopravvissuti alle tempeste in mare e avevano fatto ritorno in porto sani e salvi. A questo punto il tizio fece notare a Diagora, l'ateo, che l'incredibile numero di tavolette votive significa che gli dèi ascoltano le preghiere degli uomini. E allora come si fa a essere atei? Ha concluso il tizio, visto che il soccorso divino è un'indiscutibile prova dell'esistenza degli dèi? E la risposta di Diagora? È vero che ci sono tantissime tavolette votive di quelli che si sono salvati, perché in nessun modo chi invece in mare naufragato e morto è riuscito a portare una tavoletta votiva nel tempio. Per capire l'applicazione pratica di questo pensiero, facciamo un salto spazio-temporale, dall'antica Grecia al 1902, anno in cui in Romania nasceva Abraham Wald, brillante matematico che a causa del nazismo negli anni 30 si trasferì negli Stati Uniti, ed è lì che durante la Seconda Guerra Mondiale iniziò a collaborare con l'esercito americano per risolvere un problema assai spinoso. Siccome gli aerei che rientravano dalle missioni erano crivellati di colpi dell'artiglieria nemica, l'esercito voleva capire quale parte dell'aereo bisognasse rinforzare con una protezione antiproiettile per ridurre al massimo i danni e gli abbattimenti, tenendo comunque al minimo possibile l'aggiunta di peso al velivolo, perché se pesa di più, consuma di più ed è meno agile in volo. Gli strateghi dell'esercito avevano notato che la maggior parte dei fori si concentravano sulla fusoliera degli aerei che ritornavano dalle missioni e pochissimi sui motori. Si erano quindi convinti che le protezioni dovessero essere aggiunte proprio sulla fusoliera. Ma Wald non era d'accordo. Fece infatti presente che solo gli aerei che ritornavano avevano la fusoliera piena di buchi, mentre, ovviamente, mancavano all'appello gli aerei abbattuti. Ed era su quelli che bisognava ragionare se si voleva risolvere il problema. In sostanza, proprio come Diagora, anche Wald suggeriva un cambio di prospettiva. Da ciò che vedo a ciò che non vedo. Gli aerei che facevano rientro, infatti, erano quelli scampati alla mira del nemico, mentre quelli tirati giù erano stati colpiti, guarda un po', ai motori, non alla fusoliera. Conclusione. Osservando gli aerei che fanno ritorno, la protezione va messa dove non ci sono i buchi, vale a dire sui motori. Ora, che ci azzeccano Diagora e Wald con il pensiero imprenditoriale? Ci azzeccano perché tutti noi tendiamo a considerare i nostri sensi come affidabili. È il risultato dell'evoluzione e va bene così, ma questo spesso ci porta inconsapevolmente a dare più peso a quello che percepiamo direttamente rispetto a quello che non percepiamo e che invece dovremmo considerare. E poiché un'impresa produce una valanga di dati, l'abilità dell'imprenditore sta nel saperli leggere non solo rispondendo alla domanda cosa mi dicono questi dati, ma anche alla domanda cosa non mi dicono direttamente, che invece mi interessa sapere per prendere decisioni informate ed evitare errori grossolani. In una parola, cosa mi sta dicendo quello che non vedo? E come dimostra l'esperienza di Abraham Wald, questo può fare la differenza tra continuare a volare alto ancora domani oppure no.